Buonasera a tutti, sono Mirti De Gavelli del Museo Civico del Risorgimento di Bologna e sono qui con voi per una nuova, per un nuovo appuntamento della Storia a Porte Chiuse che dalla metà di marzo stiamo portando avanti per restare vicini ai nostri utenti, ai nostri amici. È una settimana particolare questa perché da oggi, tra oggi e il prossimo fine settimana, i musei dell'istituzione Bologna Musei, quindi i musei civici della città di Bologna, riapriranno tutti al pubblico. Anche il nostro Museo del Risorgimento riaprirà, come tutti gli altri, con un orario ridotto e revisionato rispetto a quelli che avevamo fino a febbraio scorso, però riapriamo finalmente. E per gli orari e per tutte le indicazioni vi invito a visitare le pagine o dei singoli musei o dell'istituzione Bologna Musei. E la chiacchieratina di questa sera, che come potete vedere, potete ascoltare, è ad un orario diverso, più consono forse alle lunghe giornate di questa stagione, è dedicata, abbiamo pensato di dedicarla alla formazione, alla nascita del nostro museo, perché anche i nostri visitatori forse non sanno qual è la nostra storia, da dove veniamo e quando abbiamo iniziato il nostro percorso. Vi risparmio naturalmente tutta la storia del Risorgimento, mi sembrerebbe un tantino eccessivo, ma un paio di cosettine vanno ricordate. Il 17 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia alla conclusione di una lunga stagione di rivoluzioni, insurrezioni, guerre, eccetera. Con il 20 settembre del 1870 anche Roma entrò a far parte del regno e quindi, diciamo così, l'unificazione del paese era, si poteva dire, completata. A questo punto in molte personalità e molte persone al governo tentarono di cominciare a ragionare sul come trasmettere alla popolazione di questo nuovo grande paese, popolazioni diverse tra di loro, provenienti da culture e da esperienze politiche e governative diverse, come trasmettere le vicende che erano appena state, che si erano appena concluse. Si iniziò a parlarne e soprattutto cercarono di ne parlarne e spinsero in questo senso coloro che queste vicende le avevano vissute come protagonisti, e cioè quelli che erano stati i patrioti, i combattenti, coloro appunto che si erano impegnati in prima persona. Cominciavano, molti di loro erano già morti anche di vecchiaia, perché quando parliamo di Risorgimento cominciamo a tirare le fila dall'epoca della Rivoluzione Francese, quindi da molto lontano. Tanti erano ancora giovani, ancora in perfetta forma, visto che avevano magari partecipato solo alle ultime vicende. Ma in tutti, in tanti, tantissimi di loro, sorse appunto questa necessità. Cerchiamo di non disperdere la memoria di quello che è successo in questi anni, di quello che abbiamo fatto. E queste istanze cominciarono ad avere una prima uscita pubblica, un primo riconoscimento nel 1884 a Torino, in occasione di una grande esposizione nazionale, e l'Ottocento è l'epoca delle grandi esposizioni, quelle che adesso nel più recente Novecento erano gli Expo, o anche negli ultimi anni, i grandi Expo internazionali, nascono a metà dell'Ottocento, anche l'Italia li propone, regionali, nazionali, internazionali, a tanti livelli diversi. Un primo assaggio di quello che poteva essere una presentazione della recente storia venne appunto fatta a Torino ed ebbe un successo enorme.
sulla base di questa esperienza, anche a Bologna si pensò, in occasione dell'esposizione emiliana del 1888, di fare una cosa analoga. E quindi venne predisposto un luogo specifico in cui quello all'interno dei padiglioni e dei locali dedicati alle arti, quindi in San Michele in Bosco, venne destinata una sala, una grande sala, a quello che venne chiamato il Tempio del Risorgimento. Già la parola indicava la sacralità del senso che si voleva dare a questo momento. Vennero invitati a presentare cimeli, documenti, memorie, oggetti di tutti i tipi, di tutte le tipologie possibili, persone, personaggi, famiglie, patrioti, expatrioti, discendenti, eccetera, di tutta la regione Emilia-Romagna. L'esposizione ebbe un grandissimo successo e alla chiusura della esposizione, alla fine dell'anno 1888, però tutto il materiale esposto, pur registrato, annotato e poi pubblicato in tre enormi volumoni, venne restituito a coloro che lo avevano prestato. La cosa però non, cioè, lasciò un importante strascico, e cioè in una serie di persone, tra cui capofila fu sicuramente il bolognese Raffaele Belluzzi, nacque l'idea di creare un museo, una situazione stabile, un museo stabile. Raffaele Belluzzi era un ex volontario garibaldino, aveva combattuto in diverse occasioni, era un docente, un professore di scuola, quindi aveva ben presente la necessità pedagogica di trasmettere queste conoscenze ai giovani, alle nuove generazioni, e allo stesso tempo però di conservarne la memoria per chi era invece già più adulto. Si trovò appoggiato da tante associazioni cittadine, da tante personalità cittadine, sia dell'università che dell'associazionismo reducistico. Trovò un pochino più di difficoltà nel ragionare, nel parlare con il comune, chissà perché, per questioni di soldi, ma insomma le cose si mossero, continuarono a svilupparsi, tanto che all'inizio del 1890-90-91 si decise, il comune decise di procedere e realizzare questa esposizione permanente. Belluzzi venne ufficialmente incaricato di questo compito, a lui appunto si affiancarono altre personalità, tra cui una in particolare la vorrei ricordare, Vittorio Fiorini, anche lui un personaggio con un percorso culturale molto importante alle spalle, e si attivarono, si mossero e riuscirono a in parte a fare qualche piccolo acquisto, perché appunto i soldi erano comunque sempre scarsi, e questa sembra una costante del Museo del Risorgimento, siamo sempre stati scarsi a liquidi, ma soprattutto riuscirono a sollecitare la generosità sia dei patrioti ancora in vita, sia dei loro discendenti, e riuscirono a farsi donare o in qualche occasione, in qualche caso a depositare, depositi che poi divennero permanenti, una quantità di materiale veramente importante e notevole. E a questo punto bisogna sottolineare che il materiale depositato e portato al comune perché realizzasse questo Museo del Risorgimento era delle tipologie più varie, come ho già accennato prima. Quindi c'erano sì le uniformi,
le armi, i copricapi, i dipinti, oggetti che oggi chiameremmo gadget, promozionali, ma c'erano anche tantissime altre tipologie di cose, cioè stampe, fotografie, libri, opuscoli, litografie, memorie, diari, lettere e chi più ne ha più ne metta. È un po' la caratteristica di tutti i musei del Risorgimento in Italia. Tutta questa massa di materiale venne organizzata con l'aiuto di giovani volontari. Vittorio Fiorini in quel periodo insegnava al Liceo Galvani e fu molto bravo nel sollecitare i suoi studenti a collaborare a questa opera di catalogazione e inventariazione del materiale. E alla fine, dopo un paio d'anni di lavoro piuttosto intenso, il materiale, gli oggetti, e una piccola scelta di documenti vennero finalmente proposti al pubblico. Anche la data di inaugurazione di questo museo fu discussa a lungo e alla fine però si decise sia per i tempi necessari alla realizzazione della sala, sia per opportunità, per una data importante per Bologna, il 12 giugno. Il 12 giugno 1893 fu infatti inaugurato il Museo del Risorgimento bolognese. Alla presenza del sindaco, delle autorità civili, militari, religiose, non lo so, quindi non ve lo dico, e sicuramente con la partecipazione anche attiva e fattiva di Giosuè Carducci, che era stato uno dei promotori di questa operazione e che l'aveva appoggiata pienamente e che era riconosciuto un po' da tutti come una sorta di cantore del Risorgimento e delle vicende appena concluse. Dove fu collocato questo museo? Si scelse una sala all'interno del Museo Civico. All'epoca c'era un unico museo civico, dove oggi è il museo archeologico. La sala del Risorgimento, che oggi serve per conferenze, appunto all'interno del museo archeologico, era un'aula di chiesa, una sorta di aula di chiesa, venne decorata appositamente. In alto vennero dipinti sulla cerchia, in alto vennero dipinti gli stemmi di tutte le città o cittadine dell'Emilia-Romagna che avevano partecipato alle vicende del Risorgimento. Nell'abside, nell'aula in fondo, nell'auletta in fondo, vennero dipinti gli stemmi delle repubbliche Cispadana, Cisalpina, eccetera, e vennero sistemate, collocate una serie di vetrine e di oggetti, appunto, che potessero richiamare l'attenzione della popolazione. Le cronache dei giornali raccontano che ci fu un'amplissima partecipazione della popolazione, anche molta commozione, molto interesse perché tanti erano ancora in vita di coloro che avevano partecipato a queste vicende e altri erano familiari di chi aveva partecipato. Vedo che sono state date le coordinate di link per poter approfondire questo discorso e in questo link sulla storia del Museo del Risorgimento troverete anche tantissime fotografie che vi invito a guardare. Mi rendo conto che sia al contrario, però vi faccio vedere il catalogo del Museo del Risorgimento per chi lo volesse avere o consultare, sarà di nuovo disponibile quando appunto saremo aperti. All'interno c'è tutta la storia raccontata benissimo da Fiorenza Tarozzi quando 4-5 anni fa producemmo appunto questo grande catalogo
E ci sono anche tante fotografie molto interessanti. Per concludere, solo un paio di cose. Il primo custode del Museo del Risorgimento fu un reduce garibaldino e questo era perfettamente in linea con l'intento dell'amministrazione. Ma fin da subito si presentò anche la necessità di pensare a dove collocare l'enorme massa di materiale cartaceo che era stato depositato e donato, e cioè i libri, opuscoli, stampe, appunto tutto questo materiale di cui vi ho accennato prima. Per un po' fu tenuto in un'aula, in una stanza, in un locale sempre al pian terreno del Palazzo Galvani, appunto in Via dei Musei, finché nel 1904 venne inaugurata la Biblioteca Archivio. La Biblioteca Archivio che ancora potete visitare proprio in Via dei Musei, in questo caso all'ultimo piano, quindi armandosi di gambe buone, perché ci sono 70 scalini per salire fino in cima, come dico sempre io, in piccionaia. I locali sono antichi, ma il materiale è decisamente molto interessante. Concludo invitandovi a venirci a trovare, a venire al nostro museo e anche alla biblioteca, all'archivio, da cui si gode una bellissima veduta sulle due torri e su Santa Maria della Vita. E per il museo ricordo che fortunatamente, come in altri, per altri musei fratelli nostri, siamo riusciti a prorogare la mostra Ebrei in camicia rossa, che era stata aperta a febbraio, quindi ha avuto pochissimo spazio per essere a disposizione del pubblico. E detto questo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani, quando ci sarà il nostro amico Carlo Pelagalli, che ci parlerà di un tema molto nel quale lui è molto ferrato ed è anche molto piacevole e divertente, cioè della Filuzzi bolognese, che affonda le radici sempre in quest'epoca. Grazie e buonasera a tutti.